Dino Salvoldi, commissario tecnico settore femminile. Dino, in occasione di questo test event preolimpico sei riuscito a supervisionare il percorso Olimpiadi 2016. Quali le tue sensazioni? Ma iniziamo col dire che la prova olimpica è una gara di per sé già molto particolare, perché ci saranno squadre composte da non più di 4 corridori per un totale di 60 partenti al massimo. Quindi, a prescindere dal percorso, è già una gara che esula da tutto il resto degli avvenimenti che siamo abituati a disputare. Questo percorso di Rio de Janeiro complica ulteriormente il tutto, perché è veramente difficile, ci sono tante salite, delle quali l'ultima veramente impegnativa, a pochi chilometri dal traguardo. Ci sono tratti in pave belga, inusuali da pensare di trovare a Rio de Janeiro, discese che oggi vengono definite tecniche, per non dire pericolose, quindi un percorso davvero completo e, ripeto, molto molto impegnativo. Hai già in testa dei nominativi di azzurre papabili per Rio 2016? Credo che ci siano pochi dubbi sulle caratteristiche dei corridori adatti a questo percorso. Servono scalatori, corridori molto leggeri, adatti a salite lunghe. In aggiunta a questo, se dotati di una buona tecnica, di una buona coordinazione nell'affrontare le discese, ecco, queste sono le caratteristiche ideali del corridore per questo tipo di percorso. Per quanto riguarda la prova cronometro? La prova cronometro si disputerà nel circuito di Grumary, lo stesso, il primo che si affronterà nella prova su strada. Il regolamento impone che la cronometro Olimpiadi venga disputata da una delle atlete che già fanno parte della squadra che correrà la prova su strada. E anche questo è un percorso atipico, con 3 salite, con il pavé che probabilmente nella cronometro verrà, diciamo, agevolato o raggirato, però credo che sarà una cronometro, diciamo, che premierà gli stessi atleti che saranno protagonisti anche nella prova in linea. Dino, se dovessi scegliere un aggettivo per identificare la tua nazionale in ottica Rio 2016, quale aggettivo sceglieresti? Come sempre, compatta. Grazie Dino, in bocca al lupo. Credi.